Ci sono i lupi, poi ci sono gli orsi. C'è una famiglia di orsi espi, guarda. Sono scappate tutte le volpi. Porca miseria, Luca, dobbiamo sistemarle. Le volpi, davvero? Non sono le volpi, anche tutto il resto, le pantere, i pumi. Corri, corri, quelle fanno male. Dai, fai bravo, che siamo quasi arrivati a casa. Non cambiare, dare un'occhiata. Guarda che ti ho portato, hai visto? Un po' di diamanti? Non un po' di diamanti, ancora cos'è? Meglio. Cos'è sto il coso? Il migliore amico dell'uomo. Un cane, ma... cioè, in realtà ha provato a mordermi. Alla carino. Fine ho fatto un patto con lui. Osso, cambio di alleanza. Sì, per me è mio, insomma. L'ho levato, cioè, nel senso che l'ho addomesticato tutto quanto. Adesso obbedisce abbastanza. Lo posso lasciare qui? Davvero? Sì, è molto obbediente. Non lo so, lo vuoi lasciare qui? Ma sì, ma abbiamo un sacco di spazio. Abbiamo ben due piani in questa casa. Un cane, ma è così classico, è bello. Però, boh, secondo me Stony in questa casa un po' moderna. Ma dai, su, che ti piace. Fagli una carezza, vedrai che... Non è colpa mia. Corri, corri, Luca. È il tuo passo simpatico. Le scale. Non sa... Tiralo via sto coso. È molto intelligente, visto? Sa quasi fare le scale. Va bene, ok. Sì, ma ce l'ha con me. Gli ho dato una carezzina. Va bene, forte. Oh, porca miseria. Aspetta. No, che calda. Tiralo via, calmata. Tiralo Giampaolo, fuori. Per favore, Giampaolo, torna tiralo indietro. Tiralo fuori. E non farlo avvicinare, Giampaolo. Ma come? Non puoi essere così. Così carino. Poi degli animali, espi? Perché io avevo un'idea in mente. Che tipo di idea? Guarda Giampaolo come ti fissa. Giampaolo, stai buono. Non ti vuole far nulla. Vieni qua, tranquillo. Dagli qualcosa. Dagli un croccante. Comunque, questa casa è bella, ma è banale. Volevo fare qualcosa di nuovo. E visto che qua in giro ci sono un sacco di animali, perché non facciamo una specie di zoo? Una specie di zoo, dici? Sì, quindi... e così ci sono tutti gli animali e non solo i lupastri. Ci sarà spazio anche per Giampaolo? Sì, forse. Non lo so. Va bene, va bene. Dai, mi piace come idea, mi piace. Cane rabbioso. Tanto alla fine, come cane rabbioso? Non insultare Giampaolo, che è bravissimo. Sei soltanto tu che non sai fare le carezze. La rabbia. Va bene, dai, mostrami di cosa sei capace. Ok, vuoi darmi una mano? D'accordo. Allora passa qualche materiale. Allora, è un compito un po' strano per questa volta, Espi. Devi buttare giù un po' di foresta. Lo zoo è grosso. Stai scherzando? Ma aspetta, uno zoo intero? Oh, porca miseria. Sì, cosa vorresti fare? Il parchetto. Io pensavo qualche recinto e basta. No, butta giù. Ed ecco tutta la legna che ho ottenuto. Ok, finalmente mi sono svuotato. Sì, così tanta, Espi, ok? Credevo ce ne fosse molto meno in un'area così piccola. Ce ne servirà un bel po'. Ma lo sai quanto ci facciamo con quella legna? Porca miseria, tu? Dobbiamo buttare giù tutta la foresta. Finanziamo il processo di costruzione. È quasi finito, guarda. Modernato tutto quanto. Guarda che bello. Ma l'hai trasformato in una biglietteria? Ti piace? Cos'è sta roba? Un po', però dai, ti sta. Oh. Ma è una biglietteria o è qualcos'altro? È una biglietteria con anche una specie di stanza segreta. Guarda, guarda. Una stanza segreta? Qui nella biglietteria, Luca. È uno zoo. Riesco a prendere il pulsante. Ecco, corri. No. Corri cosa? Ma vabbè. È un sistema di sicurezza. Mi apri. E qua sopra. Espi. Ok, ti apro, ma non sei capace nemmeno di entrare da sole qui. E qua sopra, guarda. Ma come là sopra? Ah, hai ragione. Oh, è l'ufficio. La stanza del boss, Espi. Da qua può vedere tutto. Sì, lo so, ma non mi pare un po' esagerato. Ma ancora abbiamo lo zoo e tu ci hai fatto la stanza. Vabbè, insomma, pensavo a questo. Adesso tanto vedi cosa faccio io. Vedi, tiro fuori un nuovo strumento. No. Tu fai fare pure a me, perché non è giusto. Mi fai fare legna, nel frattempo fai le cose super belle. Ma sei bravissimo a farla. Ma smettila, so fare anche altro. Dai, dammi qualcosa da costruire o qualcosa da arredare. Ci conto, ok? Va bene. Tanto ti ricordi questo, Espi? Ma cos'è, la stella cometa? Cos'è quella roba? Ma come, l'abbiamo usata per costruire il grattacielo, ti ricordi? Ah, era quello strumento che duplicava. E pensa, guarda un po' cosa voglio fare. Voglio duplicare questo. Vuoi fare un grattacielo anche qui? Uno zoo verticale. Grattacielo, Espi, le mura. Saranno le torrette di mura queste. Gli ingressi. Ma il Jurassic Park è uno zoo sta roba. Va bene, però mi piace. Tranquillo, fai fare a me. Mi piace. Cosa puoi fare tu? Tu nel frattempo, Espi, perché non vai a cercare qualche animaletto esotico? Oh, sì, vabbè, però devi darmi... Quello è pieno, Devi darmi qualche guinzaglio in più, perché con uno... Magari ce l'ho qua in casa. Io aspetta. Ci piglio al massimo un pesce rosso. Dai, su, passami sti guinzagli. Che gli animali. Tieni, quanti te ne servono? Non lo so, una decina. Voglio tornare con un bel po' di animali. Perfetto. Tutti i tuoi. Ottimo, ci vediamo Ciao. Fra poco. Io faccio le mura. Buona fortuna, soprattutto a me. Spero che non mi sbranino. Ci siete tutti quanti, vero? Ok, Luca, eccomi tornato. Spero che ti piacciono i nostri primi inquilini. Ma uno struzzo, un elefante, un.
Cos'è quella? Una capra? Una volpe e una capra. Sì, che la capra carino è l'elefante, però. E adesso dove li mettiamo? Non lo so. Pensavo che avessi già una gabbia, un qualcosa dove tenerli. Un paio te ne ho chiesti. Non tutto lo zoo qua. Metti qua, qua, qua. Ma si sta espandendo in maniera incredibile. Ok, guarda, li ho legati tutti qua. Ho fatto fate i bravi. State lì. Mamma mia, quanto belli che sono. Non gli succede niente. Hai visto? Sì, lo so, ma ti hai fatto tanto l'ingresso. Le gabbie, scusami. Dove li teniamo questi animali? Adesso ci pensiamo una cosa alla volta. Adesso finiamo. Prendiamo le mura e poi pensiamo dentro, se no espia la gente entra senza pagare, è importante. Hai ragione, però tra poco quegli animali scappano, oppure quando porto le tigri, poi iniziano, sai, a sbrenarsi a vicenda, non è una cosa bella. Dammi una mano che finiamo in fretta, allora. D'accordo, passami un po' di materiali. E un po' di questi. E le gabbie? Dobbiamo fare delle mura abbastanza grosse. Delle mura, va bene, dai, d'accordo. Qua, prolunga qua, io vado dall'altro lato. Ma si può sapere perché tu copi tutte le mura così velocemente, poi a me tocca mettere tutti i dettagli come queste. Ah, queste grate. È super faticoso. Perché questo strumento è comodissimo. Se no, espiste mura ci mettevamo tipo 16 mesi a farle. Però qualcosina di così piccolo, insomma, bisogna comunque farla a mano. Lo sai. So, ma è noiosissimo. Vabbè, per fortuna abbiamo finito. Ora possiamo iniziare con le gabbie, spero. Perché sì. I miei piccoli animali stanno ancora aspettando lì fuori. Tutto sono sicuro. Buoni, vero? Sì, non è che si mangiano a vicenda. Ma no, ma scusa, sono tutti erbivori, penso, tranne la volpe. Vabbè, insomma, non importa. Andiamo avanti, che è meglio. Anzi, prima abbiamo le gabbie, prima riusciamo a mettere a loro agio. Adesso pensiamo alle gabbie. Stavo pensando di fare due zone. Due zone? Sinistra e destra. Fare tipo uno zoo tematico, cioè di qua tutti quelli caldi, tipo tutti gli ambienti caldi. Animali caldi? Leoni della cotti? Savana. Ma no, dell'Africa, tipo. Ah, tutte le ok, cose va bene, dai, dell'Africa. E di qua invece gli animali selvatici freddi, quindi tipo gli orsi polari, i pinguini e quella roba lì. I ghiaccioli, mi piace assolutamente come idea. I polaretti. Dai, i polaretti! No, aspetta, ma comunque ci dividiamo il lavoro? Assolutamente. Io non lo so se fare quelli caldi o quelli freddi, non lo so. Forse è meglio quelli caldi, va. E così almeno. Oh, va bene, a me va bene. Che se così no, almeno se tocchi l'acqua è un pochino più movimentato. Fai un casino qua te con l'acqua gelata. E soprattutto perché qui ci sono gli animali più feroci fra tutti. Oh, sì. Avrò le tigri dalla mia parte, mentre tu stai lì a giocare con i pinguini. Ehi, sì, vedi l'orso polare cosa fa. E con questo le gabbie dovrebbero essere complete. Perfetto. Aspetta, dov'è il meccanismo per aprire la porta? Sono chiuso qui dentro, Luca, aiutami. Ah no, aspetta. Cioè, no, scusa, niente, mi sono confuso, avevo il bottone nell'inventario. Che urli, vieni qua che mi devi aiutare a mettere sulla statua. Dove sei? Mi sono perso, mi sono costruito le gabbie attorno. Ah, la titolo. Ma guardalo che si chiude sempre dentro. Scusa, mi sono concentrato nel fare le gabbie e poi... ma che razza di aria hai creato qua, è un'aria bellissima. Ti ho detto che mi è avanzato tempo dalle gabbie, anche se dobbiamo ancora fare tutti gli interni. Ho fatto un po' la sala centrale qua. Cosa stai facendo su ste scale? Si possono salire? Mi devi aiutare a mettere la statua, quello che ti ho dato prima. La statua, giusto! Come la vuoi piazzare? La vuoi piazzare tipo così? Ah, che belle! Guarda che spettacolo! Salutano gli ospiti quando entrano all'interno del parco. Che belle che sono! Guardale, vabbè, hai comunque... visto qua cosa ho fatto? Poi ho messo tutte le voliere per gli uccelli. Di qua ci sono gli uccelli normali. Di qua, come si chiamano sti cosi? Pappagalli! Come si chiamano? I pappagalli si chiamano? Ma li hai presi senza dirmi nulla. Pensavo che mi chiamassi quando iniziamo a ordinare. Ma è arrivato animali. Prima il camion con Gino che ci ha fatto la consegna degli pappagalli. Non hai visto? Eppure hai conosciuto Gino. Io ero a fare le gabbie. Tu hai fatto le gabbie per tutta sta roba, porca miseria, mi tagli sempre fuori dalle cose. Mentre qui... Dai, che e bisogna fare gli habitat, io ho fatto solo la base. Adesso l'ho capito, adesso devo piazzarla anch'io tutti gli habitat. Vabbè, dai, facciamo così, teniamo la stessa suddivisione di prima. Tu lavori sulle gabbie fredde e io su quelle calde. Dai, che ho da piantare un bel po' di alberi pluviali e tutto quanto. Certo che anche qui da lontano sono bellissimi, guarda che alberi, guarda che roba. Qui gli animali del deserto, della giungla, si troveranno proprio al loro agio. Hai visto, Luca? Hai fatto un bel lavoro, devo dire. E tu invece carino. Come te la stai cavando? Io avevo un po' di tempo, alberi. Cioè visto sono un po' più semplici, avevo un po' di tempo in più, ho messo anche qualche animaletto già dentro. Di già, stai scherzando, sono dei lupi artici questi. Ci sono i lupi, poi ci sono gli orsi, c'è una famiglia di orsi espi, guarda. Ma non è giusto, ma ci avevamo messi d'accordo che prima finivamo le gabbie, poi facevamo gli habitat e poi mettevamo gli animali. Sì, poi ci sono le capre di montagna, guarda. Poi ci ho messo tutti gli animali, vabbè, ma dai, ma non è giusto, perché e mi di qua ci sono in ogni queste me le hanno date gratis. Io l'ho messo. Come ti hanno date gratis? Ma sono pazze. Sono dei cavalli pazzi. Guarda come saltano. Sono carine. Vabbè, poi ci sono i panda. I panda. Qui
Ma cosa c'entra? Ma scusa, non stare da mai, panda. E c'avevano caldo? C'avevano mi caldo. Mi hai rubato i panda, mi hai rubato. Maledetto, mi hai rubato i panda. E poi ci sono i polipi e i coniglietti artici, delle priartiche. Ma questi sono polipi surgelati? Ma cosa? Ma porca miseria, Luca. Piacciono? Ma sei sicuro? Va bene? Sì, tranquillo. E io cosa mi tengo? Mi hai rubato i panda, mi hai rubato i polipi, forse erano tuoi. Ma che cosa ci metto io? Mi devi sempre ma anticipare. Ma come cosa ci metti tu? C'è un sacco di roba. Fammi vedere, ti dico io, guarda. D'accordo, vabbè, facciamo una bella qua cosa. Potresti metterci di tutto, andiamo a prenderli. Ah sì, va bene, dai, ti assecondo. C'hai anche gli elefanti. È vero, mi ero dimenticato degli animali che ho lasciato fuori. Gli struzzi, gli elefanti, le capre. Assolutamente le capre. Aspetta che li prendo e li accompagno nei loro nuovi recinti. E anche tu dammi una mano. Senti com'è felice l'elefante. Visto che sei così io ansioso, io vado a prendere gli altri animali. Gli animali prima delle altre persone. Dobbiamo ancora fare i bagni espi all'acquario. Guarda qua, stiamo iniziando anche a scavare. L'acquario? Certo. Mi piace come idea. Questa sarà la zona acquario. Va bene, va bene. Guarda che belle che sono le tigri. Abbiamo proprio fatto bene a piazzarle qui. E si possono pure vedere bene dagli alberi. Espi, è un po' pericoloso, non pensi? Ma cosa dici? Ma smettila, piuttosto. Dai che ho finito di piazzarti gli altri. Sì, sono anche tutte le altre piene, gambe scendi. Sono tutte piene. Che spettacolo, arrivo subito. Oh, oddio. No. Espi. Non c'è una via. Guarda che le tigri stanno fuggendo, fra parentesi. Esci fuori di lì, Espi, prima che ci notano. Muoviti. Ok, via. D'accordo. Che sei pazzo. Non lo sapevo. Sono caduto come un pirla proprio lì in mezzo. Vieni su. Abbiamo finito di piazzare. Guarda, qua ci sono le pantere. Abbiamo finito di piazzare tutto. Guarda, ti spiego come le ho messe. Scusami. Ma dai, ti spiego. Qua ci sono le pantere. Poi di lì ho messo le volpine. Di qua ci sono le tigri che hai già conosciuto. Mentre ti piacciono i miei elefanti? I leoni. Gli elefanti sono bellissimi. Ho visto che c'è anche un cucciolo. Solo che è abbastanza timido. Vedi che si nasconde sempre lì. Oh. Oppure stai provando a fuggire. Espi, mi sa che è già fuggito uno. Prima ce n'erano due qua dentro. Come ce n'erano? È vero, ne ho piazzati due. Non è che sono appiccati sugli alberi? No. Dopo lo cerchiamo quello lì. E qui ci sono gli struzzi. E di qua ci sono le capre. Vabbè. E poi ci sono i ghepardi. Scusa, non giudicare le mie capre che ci stanno benissimo. Mi servono delle capre in uno zoo, scusami. Piuttosto, cerchiamo quegli elefanti. E più che altro, l'acquario, Luca. Non dimenticarti che è importante. Ah, c'hai ragione, dobbiamo farlo. Dopo gli elefanti, tanto lo sappiamo. Ormai è evaso, sta andato alle Bahamas quell'elefante. Espi, fai pure il bagno in quella. Ma è meglio che non lo fai in questo. Riesco a prendere il pesce in quel taglio, non ci credo. Ma che pazzo. Ok, va bene. Ricordati, guarda, di entrare solo in quella sinistra di vasca, non in quella destra. Perché? Cosa ci hai messo in quella destra? Ci ho messo meduse, squali e cose brutte. Tornate dentro. Io ho messo un po' di roba qui dentro. Ma continuano a saltare fuori. Guarda come guizzano. Vabbè, dopo troviamo un modo per tenerli dentro. Dobbiamo chiudere. Hai visto che è bella quella di destra? Però è molto affascinante. Sì, ma porca, è pericolosissima. Perché tu devi sempre fare le cose super pericolose. Io ho messo un po' di delfini, ho messo un po' di salmoni, di cose strane. Vieni qua giù al posto che prendere le robe al guinzaglio. Ok, arrivo. Oh, oddio, guarda. Scusa, forse devo mollarli. Delfini, staccatevi, che avete un pochino rotto. Bravo, perfetto, ottimo, sistemato. Vedi? Tutto tranquillo. Guarda lo squalo. Hai messo pure gli... meduse, squali, è una vasca della morte, incredibile. Guarda, gli squali si sono già mangiati. Si può andare anche da sotto, se li vuoi vedere da sotto. È tutto 360. Ma nemmeno avevo visto questo piano sotto, è così trasparente che nemmeno sapevo l'avessi costruito. Che spettacolo! Hai visto? È bellissimo! Ci sta, Scusa, tu mi fai costruire ste vasche gigantesche e poi ti metti a lavorare sotto senza dirmi nulla? Che cosa c'è? Potremmo avere un problemino perché c'è questa volpe fuori. Oh. E la capra! Aspetta, perché c'è quell'elefante? Ma questi sono gli animali di prima? Oh no, sono fuggiti da recente. No. E io l'elefante è fuggito, vuole rientrare. Ho finito i guinzagli, li ho usati tutti per i pesci. Ok, Luca, questa è una piccola emergenza. Scegliamoli. Dobbiamo proprio riportarli nei recinti, assolutamente. Dove stavano? Mettili in bagno qua. Per adesso, mettili come in bagno? Aspetta, ma ci sono i bagni? Certo, guarda, qua ho fatto un negozio di souvenir. Vabbè, ma porca miseria, Luca. E di qua ho fatto i bagni, mettili qua in bagno. Nei bagni dovrei mettere gli animali, Luca. Sì, ma adesso, per adesso, è più un'emergenza. Mettili qua dentro, muoviti. Ma dove? Nel bagno del signore. Porca. Venite qua, volpe. La capra non entra, devi spingerla. Senti, lasciamola qui dentro la capra. Ok, esci. Oh, perfetto. Dobbiamo andare per a prendere gli altri. Adesso stanno qua, però, poi li mettiamo perché dentro. Ci sono i vasi loro. Magari sono i vasi anche gli altri. Altro che negozi souvenir, altro che bagni. Oddio, c'è qualcuno lì sopra. Come qualcuno lì sopra? Ma ha fatto salire lì sopra. Dov'è? Ma stai scherzando? Guarda. Cosa hai trovato su, Luca? Guarda. Uno struzzo. È arrivato fino a qui. Ci stava rubando i peluche. Ma come si stava rubando? Casomai se li sta covando, capisci? Può essere. Gli struzzi si rubano i peluche così. Veramente li sta covando. Vabbè, ma comunque, Luca, ci stiamo distraendo. Chissà quanti altri animali sono scappati. È praticamente finito comunque. Lo so che è finito. Dobbiamo solo acciuffare i fuggitivi. Esatto, dobbiamo pensare
la sicurezza, Luca, perché è una cosa importantissima in uno zoo, soprattutto perché ci sono un sacco di carnivori. Avevamo ragione, sono scappate tutte le volpi. Porca miseria, Luca, dobbiamo sistemarle. Le volpi, davvero? Non solo le volpi, anche tutto il resto, le pantere, i puma, corri, quello corri, che c'era. Quelle fanno male, quelle fanno male, corri. Dove vado? Via. Verso l'uscita, dov'è l'uscita d'emergenza? Dov'è? SP, c'è un problema. Io ti seguo. Dobbiamo chiamare la cappia, cani, o la cappia, qualsiasi altra cosa. Via, via, è scappato a metà zoo, pure gli struzzi, SP, gli struzzi.